Ciao ragazzi e benvenuti a un altro giorno di aprile, un altro gioco di aprile, un altro gioco per Super NES di aprile. Il gioco di oggi, della Jaleco. Non mi ricordo il titolo, ve lo dico subito, perché mi sembra di di essermi tenuto aperta la tab. È stato difficile perché purtroppo è solo in... cerchiamo subito, eh. No, ce l'ho forse dall'altra parte. Jaleco SNES Jap Games. È stato un disastro perché anche il traduttore di Google Immagini mi ha detto: ma questo qua potrebbe essere Ikari no Yosai. Molto bello, adesso lo proviamo subito. Cosa mi è rimasto di Ikari no Yosai? La cartuccia. La scatola, per fortuna, il contenitore per la cartuccia, e un qualcosa che Legend of Zelda Link to the Past, che non so perché sia qua dentro. Vabbè, cos'è, scusa? Del 93, ha 30 anni sto gioco. Basic Adventure in Tactics. Non credo che sia di questo, anche perché in inglese, vabbè, bando le ciance, partiamo subito. Partiamo subito con questo sparatutto, però un po' avventuroso, un po' bello, a me piace tanto. Eccoci qui, noi siamo... Ovviamente, questo personaggio che ha per adesso due armi, quindi col tasto B sparo e col tasto A posso cambiare, si vede in basso a sinistra che cambia l'arma. Ok. E con Start abbiamo una mappa che per adesso è vuota, ma in realtà dobbiamo andare ovviamente a recuperarla tramite delle postazioni di computer che troveremo più avanti. Il gioco, adesso non ve lo sto a mostrare tutto perché l'ultima volta che ci ho giocato è stato qualche domenica fa, mi sono preso veramente malissimo. Ecco, qui abbiamo per esempio distrutto questa un po' alien, no? Questa infestazione extraterrestre, aliena, che teneva bloccato il generatore. Adesso sì, abbiamo tutto più aperto, però abbiamo anche già dei nemici che vengono a picchiarci in maniera brutta brutta. E qui abbiamo il primo computer, eccolo qui. E si sta scaricando i dati della mappa. Oh, lì, perfetto. Andando avanti nel livello, abbiamo una sola vita, mi pare. Andando avanti nel livello, pian pianino sbloccheremo nuove armi e scopriremo cos'è successo in questa base, tramite appunto delle registrazioni che i computer avranno. Abbiamo visto nell'introduzione che noi siamo una specie di cyborg, quindi insomma abbiamo qui un teleport che non funziona, qui un computer che non funziona, andrà sicuramente acceso. Le musiche sono molto belle, anche la grafica mi piace parecchio. Io sono riuscito ad andare abbastanza avanti, ho fatto un'oretta abbondante l'ultima volta che ci ho giocato, è bello, decisamente da... che subito si dice, ma no, me lo sparatutto e va... non è in realtà proprio solo uno sparatutto, perché... cioè, poi mi dà una grandissima componente di sparatutto, ma poi andando avanti, per esempio, qui non ci posso andare, no? Perché c'è questi esagoni che mi ricordano delle caramelle, non ricordo come si chiamano, ma... Dai, guarda lì, che schifidi. Poi mi sono... a un certo punto proprio c'era dovevo distruggere una cosa, ma l'arma non ci arrivava e quindi sono dovuto tornare indietro. C'è un po' di backtracking perché sono dovuto tornare indietro, sono per recuperare un'arma diversa che rimbalzasse così. Ma no, è molto interessante. Io lo consiglio tantissimo.
perché, come ho detto prima, tecnicamente è fatto gran bene. A me piace tantissimo. Le musiche sono gradevoli, anche gli effetti sonori, i classici piu piu da. Sembra una stupidaggine, ma giocare e parlare non è così semplice. È bello perché quando il nemico comincia a perdere colpi, noi sappiamo che già sta morendo e quindi è inutile soffermarci, sì. Ok, basta. Spero che la musica si senti, dovreste aver alzato un pochino il volume. Attenzione. Siamo già al primo mini boss, sì. Grafica è molto bella. Per essere un Super Nintendo mi sembra fatta bene, eh? Io non sono un grande esperto. Ok. E qui abbiamo un computer danneggiato. E qua la cosa è bellissima perché il computer è danneggiato e anche quello che ci fa vedere il computer è danneggiato. Vedete che è tutto glitchato, no? E ho subito detto, ma però io ho sempre il dubbio che sia la mia cartuccia in realtà difettata. Però secondo me non ho guardato un long play in effetti per capire se in realtà è proprio un difetto della cartuccia. A me mi sono immaginato sta cosa del computer distrutto e quindi i dati al suo interno sono danneggiati ovviamente perché qui si vede che non c'è. Si fa anche fatica, si capisce che si muovono degli omini, ci sono delle esplosioni, ma andando avanti si capisce molto bene cosa è successo. Non voglio dirvi niente perché comunque è bello scoprirlo. Ti invoglia ad andare avanti? Sì, decisamente sì. Ti invoglia tantissimo ad andare avanti. Io ve lo straconsiglio. Mi ricordo già qui il nome perché. Dai, su. Ah, sì, mi metto di qui per esempio. Duri, eh? Ah! Perché in realtà hanno probabilmente lo scoop perfetto. Hai visto? Ci metto un po', ma quando ci arrivo, poi ci arrivo. Anche qui, insomma, dai, giocatelo se volete, perché si è ripulito tutto un altro computer che probabilmente vediamo se mi dà qualcosa da scaricare oppure no. E niente, questo qui c'ha un. Ecco qui, fa vedere le registrazioni delle telecamere di sicurezza, immagino, pure del, non so, del computer della base. Ok, abbiamo una specie di semigranchio, tipo boh. Non c'è stato molto utile. Comunque andando avanti ci fa vedere. Andando avanti diventa un po' più utile e effettivamente. Oddio, è più magari un discorso proprio di atmosfera, che non di vera e propria utilità. Ma secondo me merita. Però dai, insomma. Giocate a. Non mi ricordo già più come si chiama. Ecco qui, qui ci fanno dire. No. Fanno dire che ci sono degli scienziati che fanno delle cose, ma scopritelo da solo e giocateci. A domani con un altro gioco incredibile e entusiasmante per Super NES. Ciao!